Ciao e benvenuto alla sesta puntata di Sticks and Pad Nights. Mi spiace molto che questa sesta puntata non è una diretta reale perché mercoledì sera alle 9:30 non potrò essere presente per nessun motivo. Ti spiego che cosa sto facendo. Mercoledì sera parteciperò ad un corso. È qualcosa che ho cominciato anni fa e mi devo aggiornare costantemente perché sarà una materia che verrà introdotta in maniera massiccia in un corso che vedrà la luce dopo l'estate. Sarà un corso rivoluzionario, per cui stai sempre connesso con me perché comincerò a introdurti questa cosa verso quest'estate. Magari a settembre faremo un webinar su cui ti spiegherò bene bene tutto il procedimento di questo incredibile corso che sto preparando, qualcosa su cui sto lavorando da mesi e mesi, ma mi serve ancora di sistemare un piccolo tassello e per questo sto facendo dei corsi per imparare a fare qualcosa che ti aiuterà a svilupparti come batterista e anche come persona nel modo migliore che io possa fare per te, per aiutarti. Detto questo, oggi andiamo a vedere in questa sesta puntata, mi sono fatto la scaletta, andiamo a vedere tutto il workout ternario più ovviamente il Ritual Rudiments che abbiamo visto la settimana scorsa. Allora, prima di partire devo segnalarti qualcosa che mi hanno fatto notare la settimana scorsa. Per esempio, qualcuno mi ha detto che ha trovato le mail di notifica di thedrumbooster.com, quindi la mail thedrumbooster@thedrumbooster.com, nello spam e dice: cavolo, non ricevevo più notizie da te da tanto tempo e ho trovato tutto nello spam. Per cui, se sei iscritto al portale e quindi dovresti ricevere almeno una mail da me a settimana, vai a vedere nello spam, nella posta indesiderata, perché può succedere che i filtri dei client di posta, come Gmail, come Libero, come Alice, possano vedere questa mia mail come mail molesta, spero proprio di no, o indesiderata. Per cui se non ricevi mail da me e sei iscritto a thedrumbooster.com al portale, è perché va a finire tutto nella posta indesiderata o spam. Vacci a dare un'occhiata e ovviamente cerca di togliere questo filtro e di non farmi più andare dritto nella posta indesiderata. Questa è una cosa. La seconda è: ovviamente questa registrazione che tu stai vedendo è la simulazione della diretta, cioè non farò tagli. Se sbaglio è come se fosse in diretta, quello che succede succede, come è successo le altre volte, ho sbagliato altre volte, l'importante è andare avanti. Vorrei farti notare che oggi faremo il workout ternario non alla stessa velocità relativa al binario, ma lo faremo ovviamente, siccome stiamo andando in incremento ogni settimana, lo faremo 3 punti più veloce. Ti spiego bene il concetto è questo. Noi la settimana scorsa siamo partiti per il viaggio, quello finale, quello dove ogni settimana faremo il workout binario più rudimenti e la settimana successiva ternario più rudimenti. Tutto con lo scopo di incrementare di circa 20 punti da la prima volta che siamo partiti con l'esercizio globale, cioè quindi la settimana scorsa, fino ad arrivare a 12 settimane di alternate, 6 di binario e 6 di ternario, alla velocità massima che ho stimato intorno ai 96. Questa velocità di partenza 70-96, quindi questi 26 punti di incremento, sono basati sull'inizio che è stato quello binario, cioè 70 binario. In realtà, quando andiamo in ternario, cioè in 12 ottavi o 6 ottavi, non è più 70 perché sarebbe lentissimo. Capisci che se io ho 70 bpm e ho le quartine, i sedicesimi, quando vado a fare per esempio l'essential sticking combination ternario,
ho tre note per ogni movimento, quindi le distanze fra le note sono più ampie perché la frequenza di nota all'interno di un movimento è minore. Allora, con un semplice calcolo matematico, 70, la frequenza di note che io ottengo di sedicesimi, 4 note in un beat, a 70, io la ottengo a 93 circa, virgola 3 sarebbe, BPM in situazione ternaria. Come ottengo questo numero? È molto semplice. Faccio la velocità del binario, in questo caso 70, per 4, che sono le suddivisioni, diviso 3. Quindi 70 per 4 fa 280, diviso 3 fa 93,3. In questo modo tu potrai sempre fare questa proporzione, una proporzione di quelle che imparavamo, penso alle medie, si cominciava a fare questa roba qua, per calcolarci le velocità relative, ok? L'importante è che noi facciamo sempre lo stesso quantitativo di sforzo, ok? Per cui la settimana scorsa abbiamo fatto 70, questa settimana la velocità relativa sarebbe 93, ma non c'è nessun incremento su 93, per cui lo faremo a 97. Perché? Perché 70 più 3 punti, ok? Perché 6 per 3, scusami, perché l'incremento è circa 3 punti a settimana, ho calcolato, no? Se noi facciamo 3 punti a settimana, per non farne uno a settimana, che è assurdo, ogni settimana tiriamo su di 3 punti relativo al binario, cioè di 70, quindi 73 per 4 diviso 3 fa circa 97. Quindi oggi tutta la parte ternaria la faremo a 97 e il Rudimental Rituals, che la settimana scorsa abbiamo fatto a 70, lo faremo a 73. Ok? Così ci portiamo avanti, perché dobbiamo mettere un po' sotto pressione le mani, altrimenti faremo sempre tutto troppo lento. Poi quando suoniamo non possiamo fare determinate cose di tecnica perché non ce le abbiamo. Ok? Non abbiamo sviluppato memoria motoria, facilità, fluidità, ok? Perché siamo sempre abituati a fare gli esercizi a 50, 60, come le tartarughe. In realtà quando si suona è rarissimo suonare brani a 50, 60, ok? Di solito si va più su, per cui bisogna avere l'efficienza tecnica nel range della maggioranza dei brani che ci troveremo ad usare, no? Quindi se noi suoniamo per esempio pop, è vero che tanta musica pop sono ballad, però pop barra rock comunque si va dai 50-60 fino a 120-130, ok? Quindi a seconda della suddivisione che sto usando, terzine, sedicesimi, ottavi, comunque io devo far andare le mie mani su quei range. Se suono jazz o musica latin, non so, le velocità, essendo tutto basato sul binario ottavi, sarà una ballad, per dire, nel jazz è 90-100 è una ballad, c'è un pezzo lento. Perché? Perché comunque ogni beat all'interno trovi al massimo due suddivisioni o tre se sono una terzina. Per cui un medium nel jazz, un medium swing, è considerato 120-160, poi c'è il medium up 160-180-190, poi c'è l'up 240 e poi c'è il fast fino a 300, ok? 300 è una velocità che nel pop e nel rock non trovi, dai, su, forse nel rock anni 70 i pezzi super veloci, sto parlando di rock, non di speed metal o hardcore, quei generi musicali che contengono i blast beat o quelle robe lì, che sono in realtà a quelle velocità, credo che viaggino intorno ai 300 e non sono un grande esperto di quel genere musicale lì. Comunque, tutto questo era giusto per chiarire come procediamo, per cui settimana scorsa 70 tutta la parte del workout binario, cioè quindi l'essenza sticking e gli endurance, oggi faremo il relativo di 73, cioè 97, poi il rudimental ritual lo faremo a 73, scusami, perché la settimana scorsa abbiamo fatto a 70. Ho stimato, ho fatto due conti e ho visto che stiamo dentro all'ora, cioè finalmente già queste velocità che sono piuttosto lente, tutte e due le parti sommate fanno un'ora e due minuti, per cui siamo sui, ok, 62 minuti, ci siamo. La settimana prossima scenderemo sotto l'ora, per cui vedrai che per quando arriviamo alla fine ogni sezione, quella binaria e quella ternaria, durerà al massimo mezz'ora. Ok, mezz'ora, tre quarti d'ora, per cui sarà qualcosa che puoi usare come riscaldamento. Mezz'oretta di riscaldamento ci sta, ok? Ho fatto tutto il lavoro
di riduzione in versioni LE, l'ho chiamata Light Edition per prendere un po' in giro quello che si fa con i software. E, per cui adesso hai nella sezione versioni alleggerite del portale, che trovi nel portale nel video corso 2 Hours Workout, che contiene tutti questi esercizi, tutte le versioni alleggerite della parte dello studio degli accenti e dei rudimenti. Ok, useremo quei PDF lì, quegli esercizi lì, che sono quelli, diciamo, stringati. Ok, poi all'interno del video corso trovi ovviamente la versione, chiamiamola Extended Edition, cioè la versione completa, quella più dettagliata, con il video annesso. Ok. Quello ti serve per studiare, capire lentamente anche come farlo. Poi vai alle versioni alleggerite, segui queste dirette in modo tale che faremo tutto il lavoro al massimo oggi in un'ora, vedrai, e già la settimana prossima accorceremo ancora di più. Mi hanno, ecco, segnalato un'applicazione per iOS, ma sicuramente esiste anche per Android, che ti permette di rallentare o accelerare i video senza scaricarli. L'applicazione per iOS si chiama Easy Transcribe, eccola qua, ce l'ho scritta qua, Easy Transcribe, scritto EASI con la Y, Transcribe, lo trovate nell'App Store, ma secondo me se lo cercate dentro l'Android Store, che si chiama Play Store, ci sarà sicuramente. Copiando semplicemente l'URL della lezione, del video della lezione, quindi senza scaricarlo, lui ti apre un menu e ti permette di accelerare il video e forse anche di loopparlo. Ci giocherò. Comunque è un modo per rendere ancora più interattivo lo studio con i video, ok? Fatemi sapere se trovate l'applicazione sul Play Store, e siccome è gratuita, credo, o forse costa 2 euro, 3 euro, insomma costa 4, 2 spiccioli veramente, se riuscite ad usarla fatemi sapere come va, ok? Io ancora non l'ho tirata giù perché l'ho saputo ieri. Allora, prima di partire... Ok, tutto a posto. Allora, come si calcola la velocità? Ve l'ho detto. Bene, e allora adesso cominciamo. Per cui faremo tutto l'Essential Sticking Combination a 97, ok? E durerà intorno ai 7 minuti, poco di più. Quindi metto il mio metronomo a 97, così, 7, ok? Oggi ho cambiato fondale e pad perché volevo un po' più di contrasto, troppo nero mi sembrava un po' troppo funesto. Ok, andiamo subito, faccio un check se funziona tutto sempre, sì, ok, andiamo 97. 1, 2, 3, da 4, da 1, da 4, 2. 3, 4, ah no 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 no, aspetta, prima di partire, ecco che cosa mi sono dimenticato di dire, ed è una cosa molto importante, ho sistemato i fogli in modo da usare solamente un leggio, questo qui alla mia sinistra, e i fogli appoggiati sul tavolo, ok, perché? Perché avendo fatto le riduzioni degli esercizi da 5 pagine, quello che era, ho ridotto tutto al massimo in 3/4 pagine, ok, in queste 3/4 pagine vuol dire che due le metto sul leggio e una la metto qui sopra, o in questo caso per esempio del senza sticking combination ternario è 4 pagine, due lì e due qua, ok, eccole qua, guarda, 1 e 2, ok, invece la che sono la terza e la quarta, la prima e la seconda sono sul leggio. Fai tu l'ordine, non è importante. Però che cosa ho fatto prima di cominciare la registrazione? Ho preparato tutti gli esercizi in fila, mettendo in fondo gli ultimi e a salire i primi, ok? Questa è una cosa che ti consiglio di fare tutte le volte prima che inizi la diretta, perché se io parto e tu non hai i fogli pronti, non puoi fare l'esercizio con me, ok?
Per cui il sistema che ho adottato io è questo, ti consiglio di fare lo stesso, così andiamo alla stessa velocità, siamo sincronizzati. Prendo l'ultimo esercizio che sarà il Deedle Ritual e lo metto in fondo sotto qua o sotto là, dove vuoi tu. Poi c'è il Rolls Ritual, per cui preparo le ultime pagine, per esempio sul tavolo del Rolls Ritual e le prime due. Poi c'è il Drags Ritual, le ultime, le prime. Flame Ritual, le ultime, le prime. Endurance, poi il lavoro degli accenti, siccome faremo in ordine di scaletta invertiti il numero 2 e poi il numero 1, perché? Perché il numero 2 è quello a colpi singoli e quindi le mani sono meno stressate. E poi andremo a fare quello con le mani all'unisono e, siccome l'esercizio è lo stesso, quello dei rulli, ok, non devo girare pagina o cambiare o stampare roba in più, uso lo stesso foglio, ok, devo solo rullare, raddoppiare le note non accentate, per cui non mi serve stampare anche il PDF dei rulli, io li devo mettere per, ovviamente, perché devi averli scritti, ma ormai, cioè non devi leggere per forza quello con i tagli sui rulli, puoi leggere lo stesso. E poi ho messo gli endurance e poi l'endurance uso solo quello dei colpi singoli, perché quando faccio quello dei colpi doppi tanto non mi serve più capire sopra la nota sopra la riga e la nota sotto la riga che mano è, lo so, no? Poi quando ci arriviamo ti spiego anche il sistema che adottiamo per accelerare ancora di più questo procedimento. E poi come ultima cosa preparo i primi, cioè terza e quarta pagina, prima e seconda. Ok, fatto questo, stoppa il video se non l'hai fatto, fallo, poi torna e cominciamo. 97 bpm. Ora si va sul serio, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Numero 2. 1, 2, 3. Terza, 2, 3, 4. Quarta, 3, sotto. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 7, dido, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 8, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 3, 4, 9, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4. 10, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 4, 11, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 12, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 13, 1, 2, 3, 4, 1, 14, 2, 3, 4, 15, 1, 2, 3, 4, 16, 1, 2, 3, 4, 1, 2, siamo al 17, 3, tripli, 4, 18, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 3, 1, 3, 4, 4, 19, 1, 2, 3, 4, 3,
3, 4, 3, 20, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 21, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 23, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 24, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 25, facile, 2, 3, 3, 3, 4, quadrupli, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 5, 2, 3, 5, 3, 3, 5, 4, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, terza, 3, 5, 6, 7, quarta, 3, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 9, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ripeto, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 12, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ripeto, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, avanti, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 battute per mano, e ripeto, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 2, 4, 3, 1, 2, 3, ripeto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 battute per mano, 1, 2, 3, 4, grande finger control, 1, 2, 3, 4, ripeto, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, stop. Bene, visto? Niente di che, ci avremmo messo qualche minuto, 5 minuti, 6 minuti, proviamoci un po' su, ok, non abbiamo fatto stretching prima di cominciare, ma io lo so che tu lo fai prima della diretta. Ok, allora, adesso tolgo questi fogli qui, vedi, e sotto ho già pronto
l'endurance, che lo faremo alla stessa velocità di questo, ok? Boh, questo è a posto. Quindi sempre 97, sono già pronto, endurance, via. Ah, come la settimana scorsa faremo l'andata di Artoforte, quindi da 1 a 12, e il ritorno, l'andata, scusami, di Artoforte da 1 a 12 con i singoli e quando torniamo indietro con i doppi. Poi ripartiamo, ci fermiamo per una battuta, giriamo le mani, partiamo di arto debole singoli, 1 a 12, arto debole con i doppi 12-1. Ok, è tutto più corto in questo caso rispetto a quello del binario, per cui anche qua il workout, oltre ad essere più veloce, è anche più corto, come ti avevo detto già la settimana scorsa, è tutto più rapido. Avevo aggiunto la settimana scorsa questo esercizio di respirazione, cioè sulle quattro battute che noi facciamo uguali, la prima respiriamo, la seconda, la terza, la quarta espiriamo, ok, per tranquillizzarci un po', ok, perché già per esempio a me è venuto un po' di fiatone, perché contare in realtà fa venire un po' di fiatone, per cui se noi facciamo contare il cervello e respiriamo in maniera tranquilla, qualsiasi sia la velocità, non dovrebbero esserci problemi. Per cui sperimentiamo, dai, proviamo, è la seconda volta, la prima volta sul ternario, la seconda volta che facciamo un esercizio di respirazione. Poi col tempo, quando andremo sempre più veloci, magari invece che respirare nella prima, che sarà un risucchio, ed espirare sulle altre due, faremo metà e metà. Comunque ci aggiustiamo strada facendo, l'importante è cominciare a respirare correttamente. Endurance singoli arto forte. 1, 2, 3, 4. Doppi.
e giro le mani. 1, 2. Doppio. Ok, visto anche questo, anche se io faccio degli errori dentro, però cerco di stare nella struttura, ok? Perché adesso mi sto concentrando un po' di più sulla respirazione, perché anche per me non è una cosa che faccio da tantissimo tempo, per cui ancora mi dà per esempio un po' di giramento di testa, perché io non sono abituato a respirare così profondamente, perché ho sbagliato per tanti anni, ok? Questo è quello che è successo, ho fatto l'errore di respirare corto, così come si fa quando si parla, perché conta, one and a two and a one and a two and a three, e mi sono abituato a respirare corto. Invece, oramai, che ho interiorizzato il conteggio nella mia testa, non serve più contare ad altissima voce fuori, ma
mi serve di più concentrarmi sulla respirazione, ok? Sulla postura, su cose diverse dal flusso di note, perché quello ormai ce l'ho, ok? Allora, adesso, fatto l'endurance, tolgo i fogli e sotto ho già pronto il basic turn, oppure chiamalo schemi ritmici base ternari interpretazione numero 2 LE, è già pronto ed è lungo 4 pagine, ok? Quindi ne ho 2 lì e 2 qua. Anche questo lo facciamo a 97, partendo di arto forte, quindi colpi singoli, e poi ci fermiamo alla fine e ripartiamo di arto debole, sempre a 97, via. Uno, due, tre. Conto un in due perché è sei ottavi. Un and a du and a 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 un. Sette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5.
six, seven. One, two, three, four, five, 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 six, seven. Stop, riparto di arto debole. Un, due, un, due. One, two, 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 one. No, lo rifaccio. One, two, 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 three, four, 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 one, three, four, one, two, 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 three, four, three, four, one, two, 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 four, one, two, three, four, one, two, three, four, five, 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 one, two, four, five, one, two, three, five, one, two, three, four, five, one. Seven, one, two, three, four, five, six, 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 seven, one,
6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop. Ok, vedi, anche questo è finito. Anche se commetto degli errori, l'importante è che sto nella struttura. Tanto lo ripeto tutti i giorni, sbaglio oggi una, ne sbaglio un'altra domani, fino a che alla fine non lo imparo, non dico a memoria, ma ci sono alcune cose che ancora mi stanno un po' qua. Però è così, bisogna farlo e poi quello che diventa, che era difficile, diventerà facile, così. Per cui andiamo avanti, togliamo questi due, ok, vedi? Tolgo queste quattro pagine, 1, 2, 3, 4, ok, e ho pronto lo schema 1. Lo schema 1 che lo faremo con le mani all'unisono e poi lo faremo con i raddoppi sulle note non accentate, ok? Comincia a far caldo. Sempre a 97, attenzione, un, due, tre, da quattro, da uno. One, two, three, four. Eh?
comincia a essere niente male, questo. Per la Müller poi è un bel toccasana. Ok, lo rifacciamo tutto da capo immediatamente con i rulli. Parto prima di arto forte e poi di arto debole. Sempre 97. 1, 2, 1 and a 2 and a 1. Giro le mani. 3, 4. Cinque.
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sette. Four, five, six, seven, one, two, three, four, five, six, seven, one, two, three, four, five, six, seven, three, four, five, six, seven, one, two, three, four, five, six, seven, one, three, four, five, six, seven. Stop. Niente male anche questo, eh? E anche questo è stato velocissimo, hai visto? Quanto sarà durato? 5 minuti? 6 minuti? Più o meno. Bene, adesso tolgo questo e andiamo ai rudimenti. Ok. Allora, come detto, i rudimenti, beviamoci un po' su, i rudimenti li facciamo alla velocità della settimana scorsa, 70 più 3, quindi 73. Per cui il primo della serie è il nostro Phlegm Ritual, 73, quindi imposto il metronomo a 73, forse, non oggi. Ok, tolgo tutte le suddivisioni dai piedi. Potrei metterlo in 4 quarti. No, scusami. Ok. 73 BPM Phlegm Ritual. Sono venuto un po' avanti. 1, 2, 3, 4. Subito 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 4 e 1 e 2 e 3 e giro 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 4 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e alterno tap. Sestina e giro le mani 2 3 4 3 4 sestina Phlegm accent 3, 4. 3, sotto, terzine di sedicesimo, 3 e 4, stop, giro le mani, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, flamaco, 3, 4, tutto di destra,
di sinistra. E alterno. Sestina. Alterno. Paradiddle. E giro le mani. 2, 3, enda, 4, enda. Stop. Flam, paradiddle, diddle. 4, enda. Si potrebbe anche accorciare. Atafla, scusa. E giro le mani. 3, enda, 4, enda. Enda, 3, enda, 4, enda. Tu, Flamel Mill. Giro le mani. Do and a three, Swiss Army. One, two, three, four, stop. Giro le mani. Four, to inverted flam tap. E giro le mani. 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 3 and 4 and 1 and 2 flam drag. 3 and 4 and 1. Giro le mani. 3 and a 4 and a 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 3 and a 4 and a 1. Ok, finito. Via, tolgo questo e vado subito ai drag. Spengo un attimo. 1, 2 e 3. Oh, ho portato via anche quello dei drag. Ok, prontissimi. 1, 2, arto forte. And a 3, and a 4, and a 1, and 2, and 3, and 4, and 1. Arto debole. Alterno. Scusami. Partendo di alto forte. Giro. And a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 e 3 and a 4 e and a 1 and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a 1 e and a 3 and a 4 e and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4
giro le mani. 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 3 and a 4 and a 1 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 4 and a 1 and a 2 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 4 and a 1 and a 2 and a 2 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 a giro le mani, scusa, 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 3 and a 4 and a 1 and 2 and 3 and a 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and a 2 and a 4 and a 1 2 3 and a 4 and a 1 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 3 and a 4 and a 1 2 doppio rotamè chiuso and 4 and 1 and 3 and 4 and 1 and 2 and manca un ritornello. Manca un ritornello, mannaggia me, scusami. E giro le mani. Questo è il triplo. Ah, mannaggia me. E giro le mani. Vado sotto. Stop. Drag paradiddle 2, scusami. Te l'avevo detto che avrei tenuto gli errori. Lezione 25. E giro le mani. 3 and 4 and 1 and 2 and 4 e il finale non era granché, eh? Rifaccio lezione 25 di arto debole. 3 and 4 and 1. Continuo a vedere degli errori di scrittura. Lì ce ne, guarda qui, tutto sbagliato. Ecco.
Ok, ci sono degli errori di scrittura, scusa, me li segno, così te li correggo, che sono gli accenti qua. Sono tutti fuori posto nella terza battuta e manca un ritornello sul doppio ratamacchiù in modo da ripetere girando le mani. Lo correggo e lo ricarico, eh? Allora, questo è fatto. E niente, continuo a fare degli errori di scrittura, mi dispiace. Adesso andiamo al rullo. Già tutto preparato. Spero di vederlo. 1, 2, 3 enda, 4 enda, 1 enda, 2 e giro le mani. E giro le mani, 2 and a 3 and a 4 and a. Giro le mani, va? 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 4 and a 1 and a 2 and a 4 and a 1 and a 2 9 3 and a 4 and a 1 Giro le mani. Giù le mani.
Oh, and down. And now. Giro le mani e guardo meglio, 15. Tutto sbagliato, 17. Giro le mani. Giro le mani. Ori and a one, tripli. 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 4 and 1. Giro le mani. 2, 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 3 and 4 and 1. Tu press roll su questo pad come viene. Giro le mani. 3. Rullo a 4, singolo. E giro le mani. 3, 4. Tu, 3, 4. Three, four.
colpi singoli. Giro le mani, tu. Tu, benissimo, e anche questo è fatto male, ma l'ho fatto. Bisogna che mi guardo un po' questi rulli ternari, soprattutto quando arrivo già un po' cotto, dopo tutta la parte fatta prima, perché fatta a freddo viene. E anche questo fa parte dello studio. Andiamo al Diddle, andiamo subito al Diddle Ritual, ok, sempre ai nostri 73 BPM. Scusa, qua succede un po' di roba, ok. Andiamo, 3, 4, and a 1, and a 2, and a 3, and a 4, and a 1, and a 2, 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a stop. 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 3 and a 4 and a 1, 2 ci mancava solo il telefono, 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2, 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2, 3 and a 4 and a 1 and a 2, 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4, giro le mani, 1 and a 2 and a 3, 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 giro le mani, 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 1 and a 2 and a 3 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 3 and a 4 and a 1 and a 3 and a 4 and a 1 and a 3 e stop. Voilà, hai visto? Finito. Ci abbiamo messo un'oretta, poco più di un'ora,
Ok, hai visto? Quindi già la settimana prossima, che accelereremo altri 3 punti sull'economia totale di tutto il workout, vedrai che scenderemo sotto l'ora tranquillamente, poi saremo belli tranquilli, abbondantemente sotto l'ora. Per cui, per ricapitolare, abbiamo rivisto tutto il workout ternario, l'abbiamo visto a 97 bpm, che sarebbe il corrispondente di 73 del binario, usando la formula 73 per 4 diviso 3, fa più o meno 97, adesso c'è virgola qualcosa, comunque. Mentre tutta la parte del Rudimental Ritual l'abbiamo fatta a 73, cioè 3 punti più veloce della settimana scorsa. La settimana prossima aumenteremo di altri 3 punti, quindi andremo a 76, e siccome faremo il workout binario sarà tutto a 76 da capo a piedi. La settimana successiva sarà il relativo di 79 per 4 diviso 3 per il workout ternario e sarà 79 per il Rudimental Ritual. Tutto qua, ok? Per cui adesso correggerò quei 2 piccoli dettagli che puoi correggere anche a penna volendo, del drag ritual, che manca un ritornello, adesso ti dico dove, manca un segno ritornello nella seconda pagina del, dove è andato? Seconda pagina, esatto, numero 5, double rata MAQ, manca il segno di ritornello per far sì che io ripeta e inverta le mani, e poi ci sono degli accenti messi nel posto sbagliato nella terza battuta della lezione 25. Vanno messi sul primo sedicesimo e non sul secondo. Tutto qui, niente di grave. Ah, manca il segno ritornello. Anche qua, manca il segno ritornello alla fine. Ok, qua. Per ritornare da capo e girare le mani a lezione 25. Dai, ok. Quindi puoi correggerli o a penna oppure riscaricare e stampare solamente la seconda e la terza pagina. Per il resto, ringraziando il cielo, ho finito di fare gli errori. Bene, quindi per oggi è tutto. Mi spiace che questa non sia una reale diretta. In ogni caso tu scrivi commenti sotto domande, io leggerò e risponderò a tutto lo stesso. Purtroppo mercoledì sarò impossibilitato a fare la diretta. Non la faccio in altri giorni perché ho provato a farla di venerdì, il numero di persone si è abbassato, di partecipanti, forse perché uno il venerdì preferisce uscire con la fidanzata, magari qualcuno anche i concerti, le serate. Per cui rimaniamo fissi al mercoledì, se io non posso esserci farò come in questo caso una registrazione in diretta, errori inclusi, ok, senza problemi, io vado avanti lo stesso, come se fosse la diretta. E tu scrivimi sotto i commenti rispetto a questo workout, a questa velocità, le tue impressioni, se le tue mani vanno, se hanno problemi, se cominciamo ad avere una velocità eccessiva. In più, come vedi, ho messo una novità, cambiato sfondo, un po' più di luce, cambiato pad. Questo è un vecchissimo pad che io comprai a Los Angeles, non mi ricordo dove l'ho comprato, forse dentro il negozio della scuola, quindi è del 93, il cosiddetto pad per la vita, un pad per la vita, e dal 93 sono 25 anni che ce l'ho e funziona benissimo, non si distruggono mica i pad, ok? Ne ho un altro dell'86 e poi ho quello arancione italiano, Heat Beats, che ha una superficie un po' più morbida, quindi è più faticoso da suonare, però secondo me un po' più vicino al reale rullante, ok, magari accordato un po' basso. Oggi ho voluto usare questo per non fare arancione arancione, la prossima volta userò quello arancione Heat Beats, così mi dirai se ti piace l'abbinamento arancione arancione, ok? Per oggi è tutto, buon lavoro, scrivimi i commenti sotto, scrivimi in chat privata, scrivimi, insomma, fammi sapere come sta andando questo lavoro. E ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao!